cosa servono i gameplay? Vedere una persona che gioca, lo posso fare tranquillamente anch'io, no? Abbiamo realmente bisogno dei gameplay su YouTube. Possiamo dire tranquillamente che il fenomeno dei gameplay è stato sempre oggetto di dibattito all'interno della piattaforma di YouTube e anche fuori. Ma perché la moda dei gameplay continua a sopravvivere nonostante gli anni? Abbiamo visto diverse mode nascere e dopo poco tempo morire. Un esempio possono essere i video degli scherzi telefonici, oppure i video di gattini e tante altre tipologie di video. Ma i gameplay non passano mai di moda, come mai? In questo video analizzeremo il fenomeno. Per prima cosa direi di partire con un po' di storia. Anno 2004. Nasce YouTube. Ed in pochissimo tempo diventa uno dei siti più cliccati al mondo. E tra i tantissimi video di gattini iniziamo anche a trovare dei video particolari. I walkthrough. Su cosa sono i walkthrough ne parleremo più avanti. Adesso facciamo una piccola premessa. Una piccola prefazione o come la volete chiamare. Prima dell'avvento di YouTube, completare un gioco non era sempre un'impresa facile e se ci bloccavamo all'interno di un livello potevano anche passare mesi o addirittura anni prima di riuscire a superarlo. L'unica speranza per poter proseguire all'interno di questi giochi erano questi. Riviste dedicate completamente ai videogiochi che avevano al loro interno delle pagine dedicate alle soluzioni che i videogiocatori richiedevano. I lettori scrivevano appunto delle lettere alla redazione, per esempio di Play Generation, che a sua volta avrebbe risposto dando la soluzione all'utente. Ma potete immaginare che dal momento in cui il giocatore manda la lettera, al momento in cui la redazione risponde, e se risponde, passa tantissimo tempo e quindi l'esperienza di gioco si spezza. Un'alternativa era acquistare delle guide che però erano paragonabili a dei veri e propri mattoni e non costavano nemmeno poco. Insomma, prima dell'avvento di YouTube e dei walkthrough non era affatto semplice terminare un gioco. Ma con i walkthrough tutto è cambiato. I walkthrough non sono altro che gameplay divisi in più parti in cui lo youtuber in questione non fa altro che mostrare il videogioco nella sua integrità senza spiccicare nemmeno una parola. Attraverso questi video quasi tutta la community si è spostata dalle soluzioni cartacee a quelle multimediali su YouTube. Dico quasi tutti poiché alcuni non potevano permettersi una connessione ad internet all'epoca. Io personalmente mi sono spostato dalle soluzioni cartacee a quelle multimediali solamente nel 2006, appunto seguendo i walkthrough, in cui cercavo il momento esatto nel video in cui io personalmente mi ero bloccato per vedere come lo youtuber aveva risolto quell'enigma o aveva superato quel livello per poi farlo io nel gioco. Ed è proprio da questo genere di video che nasceranno successivamente quelli che noi chiamiamo gameplay. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo commentary, anzi questo nuovo vlog. Io sono FaviJ e oggi vorrei fare un video... Vorrei scusare in anticipo se commetterò qualche errore o mi impappinerò, ma è il mio primissimo video, per cui non sono ancora abituato a parlare da solo, diciamo. Una matata ragazzi, bentrovati da CiccioGamer89. Quest'oggi siamo sul nostro primo vlog di questo canale, anche se l'ho fatto un po' tardino. Michele, conosciuto anche come Michael di Desert sul web, e sono in procinto di presentarvi il primo episodio di una serie che ho chiamato L'Anima Oscura. Ed il primo episodio comincia con delle scuse, per due motivi. Il primo è la monotonia di questi minuti iniziali. Mi dispiace, ma ritengo molto importante perlomeno accennarvi a quello che andremo a vedere. Il secondo è che non sono uno youtuber, non ho mai parlato davanti a un microfono, quindi potrebbero esserci... Nascono così anche tutti gli youtuber che oggi noi conosciamo, che per quanto molti possano odiarli, hanno nel loro piccolo contribuito a rendere il videogioco uno strumento non più di nicchia, ma bensì utilizzato dalle masse. Arrivati a questo punto però è giusto catalogare le varie tipologie di gameplay, poiché non esiste solo un tipo di gameplay, ma ne esistono diversi. E mi sorprendo del fatto che non abbiano ancora dato un genere ai vari gameplay, poiché ormai siamo abituati a dare un genere, un'etichetta a tutto, anche quando non è necessario. Dato che questi generi non esistono, oggi in questo video cercherò di darli io. La prima tipologia di gameplay che mi viene in mente sono i gameplay a scopo di intrattenimento, che sono anche la tipologia di video più comuni.
ovvero semplici video in cui l'unico scopo è intrattenere l'utente utilizzando il videogioco solo come pretesto per l'intrattenimento. E talvolta gli utenti che seguono questi youtuber li seguono per l'intrattenitore piuttosto che per il videogioco. Favigene è un esempio lampante. Esistono poi i gameplay che io definisco informativi, in cui lo youtuber appunto dà informazioni dettagliate sul videogioco che talvolta non si limitano solamente agli aspetti tecnici, bensì ad aspetti più introspettivi del titolo a cui gioca lo youtuber. Degli esempi possono essere Sabaku no Maiku o alcuni video di Joseph the Gamer. Questi sono solamente degli esempi, ma ovviamente i generi potrebbero essere tantissimi e ognuno porta un videogioco a modo suo. Arrivati a questo punto, molti potranno continuare a pensare che i gameplay siano inutili. In effetti nessuno di noi si divertirebbe ad andare a casa di un amico solo per guardarlo giocare. Ma dov'è la differenza tra il semplice guardare un amico che gioca e un gameplay? Magari nell'intrattenimento? O nell'informazione fine a se stessa? O magari semplicemente perché lo youtuber che porta quel determinato gioco ci sta simpatico, lo stimiamo? O comunque ci fa piacere guardarlo mentre gioca, ci fa ridere? Insomma, i motivi sono tanti. Un esempio potrebbe anche essere il non possedere o non poter possedere una console, limitandosi, accontentandosi anche di guardare alcuni gameplay su YouTube. Sicuramente YouTube è saturo di gameplay, ce ne sono veramente tanti. Ma state attenti quando dite che sono tutti uguali. Il mondo dei videogiochi è gigantesco, se non proprio illimitato. E i gameplay possono essere altrettanto vari, perché ricordate che dietro al videogioco c'è sempre una persona che ci sta giocando.